Emma Ferrer, che onore essere Hepburn come mia nonna Audrey. Emma Hepburn Ferrer ha 28 anni, i riccioli ramati, parla italiano con una leggera inflessione toscana ed è l'unica nipote femmina di Audrey Hepburn. Pittrice e curatrice, è figlia di Sean Ferrer, il primogenito che Audrey ebbe dall'attore Emil Ferrer. È nata a Tolokenas, in Svizzera, dove ha vissuto con i genitori nella villa in cui sua nonna abitò per una vita ed è scomparsa 30 anni fa. Ma poi ha girato il mondo, Los Angeles, Firenze, New York. Oggi vive con il fidanzato Tommaso Buchignano. Un paesino di 40 anime in provincia di Lucca, in un vecchio casolare circondato da olivi e castagni. Dopo tanti anni a Manhattan non sono mai stata più felice. Emma non ha mai conosciuto la nonna. Chi se n'è andata un anno prima che lei nascesse, ma sa molto della sua vita e in un certo senso è la sua erede, come Audrey ha studiato a lungo danza. Ha gli stessi occhi allungati, lo stesso desiderio di aiutare chi soffre. In una cosa. Dice, si sente del tutto diversa, io non sono glamour, neanche un po' foto video. Emma, da dove nasce il suo legame con l'Italia? L'Italia è sempre stata a casa per noi. La nonna aveva sposato un italiano, mio padre è cresciuto a Roma con suo fratello Luca. Quando ci siamo trasferiti negli USA tornavamo tutte le estati. Audrey aveva lasciato Hollywood per la Svizzera, lei è scappata da New York per rifugiarsi in campagna. Il bisogno di pace è una cosa di famiglia. Al di là della sua vita pubblica, mia nonna aveva un solo desiderio, quello di crescere i figli lontano dai riflettori. In più, da ragazzina aveva vissuto le atrocità della guerra in Olanda. Per lei, l'idea di vivere in Svizzera, un paese neutrale, era una sicurezza. Che cosa ricorda della casa di Audrey a Tolokenas? I divani di lino verde, la piscina dove mamma mi ha insegnato a nuotare. E un grande salice in giardino che mia nonna amava molto. A che età ha capito di essere la nipote di un mito? Per me Audrey Hepburn è sempre stata solo granny. Nonna. Però un giorno, da bambina, per strada ho visto il suo viso stampato sulla borsa di una signora e ho pensato, ma la conoscono tutti? La verità è che sto ancora cercando di farmi un'idea di lei. Un'idea della nonna, non della star. Che idea si è fatta? Chiunque l'abbia conosciuta me la descrive come una donna gentile. Affettuosa, che preparava la pasta sul set per tutta la troupe e si ricordava di un compleanno con un biglietto scritto a mano. Dopo un'infanzia terribile, senza padre, credo che da adulta cercasse solo di circondarsi d'amore. I biografi raccontano che il matrimonio con Emil Ferrer l'abbia fatta molto soffrire. Mio nonno era sicuramente un uomo rigido, ma secondo mio padre la sua immagine di tiranno era una creazione mediatica, capitava che il nonno portasse via la nonna da una festa solo perché l'indomani doveva essere sul set e i reporter ci costruivano soprattutto una storia di prepotenze. Io, che l'ho conosciuto, ho di lui un ricordo molto dolce. Si parla di alcune lettere che Audrey avrebbe lasciato per i suoi futuri nipoti. Le ha mai viste? No. Può darsi che siano finite in qualche archivio, oppure che non sia arrivato ancora il momento di farcele avere. Mi piacerebbe leggerle. Possiede qualche oggetto di Audrey? Un orso di peluche bianco. E qualche dolce vita nero che poi ho prestato e purtroppo ho perso di vista. A scoprirla, giovanissima, è stato Harper's Bazaar. Ma in Italia la conoscono in pochi. So che potrei sfruttare il nome di mia nonna per farmi bella sui social, per conquistare un sacco di follower. Ma non mi interessa. La mia vita va bene così, con la pittura, gli amici, la campagna. E poi è portavoce dell'UNICEF. Mia nonna ha fatto tanto per i bambini, sono felice di poter raccontare le sue missioni. Sono andata con l'UNHCR in un campo profughi in Grecia, è stata una delle esperienze più forti della mia vita. Anni fa suo padre Sean e Luca Dotti, il figlio che Audrey ebbe dal matrimonio con Andrea Dotti, ruppero su questioni legate alla fondazione di famiglia. Ha ancora rapporti con suo zio? No, non ci sentiamo più. E mi dispiace molto. Come reagisce la gente quando racconta di essere la nipote di Audrey Hepburn? Non lo dico mai. Ma se viene fuori, restano perplessi. Non le somiglio. E, ripeto, non sono glamour.
Grafărul din tot, tot toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.